Ciao ragazzi, un grosso saluto da parte mia, Luca Di Leonardo e dallo staff di tuttofantacalcio.it. Nuovo video che ci introduce alla dodicesima giornata. Ricordiamo che la dodicesima giornata sarà in programma venerdì alle ore 20:45 con l'anticipo Empoli-Genoa, quindi chiaramente ricordatevi di schierare la formazione entro e non oltre venerdì alle ore 20:45. Ma prima di iniziare l'analisi di questa dodicesima giornata, diamo via alla nostra sigla. Eccoci qua, siamo pronti a dare i consigliati della dodicesima giornata, ma prima di fare questo vi invito a iscrivervi al nostro canale Tutto Fantacalcio, a cliccare sul like se vi è piaciuto questo video e a cliccare sulla campanellina per essere sempre avvisati riguardo ai nostri nuovi video. Chiaramente siamo a disposizione per i vostri dubbi di formazione, basterà scriverci qua sotto nei commenti come fate ogni settimana e noi vi daremo la miglior formazione possibile secondo il nostro punto di vista. Prima di iniziare l'analisi, vediamo chi sono gli squalificati. Sono ben 8 in questa giornata. Abbiamo Adrien Silva squalificato per 2 giornate, Caceres del Cagliari, Stojanovic dell'Empoli, Theo Hernandez del Milan, Koulibaly del Napoli, Castaños della Salernitana, Maxi Lopez del Sassuolo e Pobega del Torino. Questi appunto gli 8 squalificati che non ci saranno in questa giornata. Il primo nome consigliato in porta è Ospina. Sta vivendo una stagione eccezionale, per lui 9 presenze, ben 7 clean sheet e appena 2 gol subiti. Diamogli sicuramente fiducia nella sfida del Napoli contro il Verona, anche se il Verona comunque è una squadra che in trasferta ha fatto 8 gol, quindi non è detto che possa tenere la propria porta in battuta, ma sicuramente va schierato per questa giornata. Altro nome consigliato in porta è Pepe Reina, impegnato in casa contro la Salernitana, per lui appena un clean sheet stagionale. Non sta facendo benissimo, ma sicuramente è da schierare contro la Salernitana. Come scommessa di giornata, ancora una volta Milinkovic-Savic impegnato nella trasferta di La Spezia. Per lui 3 clean sheet stagionali, ma lo Spezia ha segnato appena 6 gol in casa, quindi se siete in difficoltà nella scelta del portiere, Milinkovic-Savic può essere assolutamente una scommessa. Sconsigliato invece Cragno, impegnato in casa contro l'Atalanta. Per lui ben 20 gol subiti e l'Atalanta, pensate che in trasferta ha fatto già 12 gol, quindi assolutamente valutate le alternative che avete in porta. In difesa il primo nome consigliato è Di Lorenzo del Napoli. Non ha ancora trovato bonus in questa stagione, ma la sua media sta aumentando sempre di più, quindi chissà che non sia la volta buona che porterà il primo bonus stagionale. Altro nome consigliato in difesa è Singo del Torino. Per lui un gol e 2 assist in stagione. Pensate che ha la stessa media voto di Bremer, quindi è un giocatore assolutamente da schierare per questa giornata. Come scommesse invece indichiamo Tolian del Sassuolo, impegnato nella trasferta di Udine. Per lui una media voto del 6 con un assist. Se siete in difficoltà in difesa potete schierarlo. Sconsigliato invece Yoshida, che viene da ben 4 insufficienze nelle ultime 6 partite. Sfida un Bologna assolutamente in forma, quindi valutate le alternative per la vostra difesa. A centrocampo il primo nome consigliato è Federico Chiesa, ex di turno, quindi ex fiorentino. Per lui un gol e un assist in stagione, ma ha segnato nell'ultima giornata di Champions League contro lo Zenit. Diamogli fiducia perché c'è la regola del gol dell'ex. Altro nome consigliato a centrocampo è Milinkovic-Savic. Non segna da 3 giornate, per lui 3 gol e 4 assist, ovviamente da schierare in casa contro la Salernitana. Come scommessa indichiamo Rovella del Genoa, impegnato nell'anticipo di Empoli. Rovella è un 6,5 regolare. Ne ha preso già 5 consecutive e per lui è ben 3 assist in questa stagione, quindi diamogli fiducia. Sconsigliato invece Convalenco, arriva da 3 insufficienze consecutive. È un giocatore che sta avendo difficoltà un po' come tutto lo Spezia. Il Torino sta bene, quindi valutate le alternative a centrocampo. In attacco il primo nome consigliato è Luis Muriel. Non è detto che possa partire titolare, ma Muriel ogni volta che incontra il Cagliari timbra il cartellino. Succede da ben 3 partite consecutive. Chissà che non sia la volta buona che Muriel ritrovi il bonus. Altro nome consigliato per questa giornata è Arnautovic, ha trovato il gol sullo scadere contro il Cagliari. È un giocatore che sta bene, il Bologna è in forma, quindi trovategli uno spazio nel vostro attacco. Come scommessa indichiamo Pinamonti, per lui 4 gol nelle ultime 6 partite, è diventato titolare, è diventato anche rigorista visto che Mancuso non sta giocando, Bairami va e viene dalla panchina, quindi è lui il rigorista designato come terzo slot. Come scommessa di giornata ci può stare.
Sconsigliato invece Lasagna, indietro nelle gerarchie, vista l'esplosione di Simeone, visto anche Kalinic come entra a gara in corso, per lui, per Lasagna, tutte insufficienze, non ha mai preso la sufficienza e difficilmente potrà prendere voto. Quindi se lo avete in rosa il consiglio è di cederlo, ma sicuramente di non schierarlo per questa giornata. Ecco quindi ragazzi una breve analisi di questa 12ª giornata, vi invito a mettere un like qualora vi sia piaciuto il video, vi invito a iscrivervi al nostro canale Tutto Fantacalcio, a cliccare sulla campanellina e ovviamente come ogni giornata siamo a disposizione per i vostri dubbi e informazioni, basterà scriverci qua sotto nei commenti. Un grosso saluto da parte mia, Luca Di Leonardo, e dallo staff di tuttofantacalcio.it. Appuntamento al prossimo video e buon fantacalcio a tutti!